preservare la pace attraverso la forza. Era un messaggio chiaro, presente all'interno della National Security Strategy, firmata da Trump nel dicembre del 2017, e che è stato implementato nell'aprile 2018 con il bombardamento sulla Siria. Questo bombardamento ha segnato un parziale discostamento dall'approccio strategico dell'amministrazione Obama tenuto negli 8 anni precedenti. Anzitutto, l'idea del pivot to Asia. Con il bombardamento svolto sulla Siria sembra che gli Stati Uniti rinnovino il loro interesse e il loro impegno sul Medio Oriente. In secondo luogo, l'idea obamiana del leading from behind. Gli Stati Uniti sembrano voler riassumere un ruolo proattivo a livello mondiale e a livello locale. Ma che significato assume il bombardamento sulla Siria dalla prospettiva degli Stati Uniti? Come tutti i momenti di crisi, punta a svelare i reali rapporti di forze sul campo. Da un lato, tra gli Stati Uniti e i suoi rivali. Gli Stati Uniti hanno dimostrato che quando i nodi della politica internazionale vengono al pettine, sono gli unici a rimanere sul campo con la forza militare. La Federazione Russa ha preferito non rispondere all'attacco, nonostante avesse minacciato di poter abbattere i missili Tomahawk. Gli iraniani hanno dimostrato che quando si passa alla dimensione aerea non hanno effettività. E un messaggio viene lanciato al regime di Assad. Un messaggio che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire sulla Siria quando Assad mette a repentaglio degli interessi americani. Interesse per la difesa, per i diritti umani, vero o falso che sia l'attacco chimico, ma soprattutto in prospettiva di quello che potrebbe succedere nel quadrante nord-est del paese con i curdi. Questo è un messaggio degli Stati Uniti che dicono al dittatore siriano che il Kurdistan verrà in qualche modo difeso. La crisi dell'aprile 2018 in Siria svela anche i reali rapporti tra gli Stati Uniti e i suoi alleati. Da un lato, riafferma la special relationship con la Gran Bretagna, ancor più rafforzata dopo la Brexit, dall'altro il nuovo corso dei rapporti tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Francia di Emmanuel Macron. Allo stesso modo, però, svela i rapporti con due alleati ambigui, come Turchia e Israele, che negli ultimi anni si sono avvicinati molto alla Russia. Li ha costretti a uscire allo scoperto e a dichiarare il proprio sostegno all'operazione degli Stati Uniti e dei suoi alleati sulla Siria. Questo naturalmente vedremo come in futuro produrrà conseguenze, se le produrrà, nei rapporti tra questi due paesi e la Russia.